È chiaro cosa? Allungargli qualcosina? Beh, magari anche sì! Allungargli qualcosina! Ma siete matta! E se si mette a gridare, sono un servitore dello Stato! Meglio farla passare come un'offerta da parte dei rappresentanti di questa città, per un qualche monumento. Sto di latte, prenda vodka. Ascoltatemi, non è così che funzionano le cose in uno Stato ben organizzato. Cosa stiamo a fare qui, tutti riuniti, come una specie di squadrone? Bisogna presentarsi a uno. Quando si è in privato è più facile fare le cose così, come si deve, voglio dire, senza orecchio indiscreto, è così che funziona in uno Stato ben organizzato. Direi, giudice, che potete iniziare voi per prima. Ecco, ma proprio in tal senso è meglio che cominciate voi. D'altronde, il nostro illustre ospite ha mangiato il pane della vostra pia istituzione. Allora è meglio che vada Lucia Lukic, in quanto educatrice della gioventù. Non posso, signori, non posso. La colpa è dell'educazione che ho ricevuto. Insomma, devo dirvelo, se una persona più alta di me, anche di un solo grado, mi rivolge la parola, io ecco, mi perdo completamente d'animo e mi si ingarbuglia la lingua. Signori, ve ne prego, dispensatemi. Allora, cara giudice, tocca proprio a voi. Avete una parlantina che sembra uscire direttamente dalla bocca di Cicerone. Ma cosa dite? Ma cosa dite, Cicerone? Cosa vi inventate? Solo perché qualche volta mi sono accalorato un po' parlando di qualche segugio? No, non è solo una questione di cani. Non ci abbandonate, giudice, vi prego. Voi sapreste parlare anche dalla cima della torre di Sodelle. Signori, lasciatemi in pace, signori! A quanto pare mi sono fatto una dormita coi fiocchi, ma ieri a colazione devono avermi fatto bere, ho un cerchio tutto intorno alla testa. Certo che qui te la puoi spassare a meraviglia, adoro la cordialità, se poi mi accolgono con cuore sincero e non soltanto per interesse è meglio ancora. C'è la figlia del sindaco che decisamente si fa notare. E anche la mamma è un tipino che ancora si potrebbe... ma non lo so. Insomma, questa vita mi piace. Così mi piace. Dio mio, aiutami tu! Mi tremano anche le ginocchia! L'onore di presentarmi, sono il giudice del tribunale provinciale, assessore di collegio Liacchi. Prego, accomodatevi. Così voi qui sareste il giudice, sì? Ma dite, il giudice è un mestiere vantaggioso? Per averlo fatto per 3 triennii consecutivi e sono stata nominata per varie onorificenze. Dio mio, questi soldi che ho in mano bruciano addirittura. Non so nemmeno più dove mi trovo. Mi sembra di camminare sui carboni ardenti. Cos'è caduto? Niente, signore. Sono soldi? No, niente di tutto questo, signore Gesù, Gesù. Sono già sotto processo, sento i militari che vengono a prendermi. Sentite, non potreste darmeli in prestito? Ma certamente. Certamente, signore, è un onore per me. Ma in viaggio, sapete, ho speso tutto. Oggi una cosa, domani l'altra. Comunque ve li manderò una appena sarò giunto in campagna. Ma si figuri, non c'è nessun problema. Per me è un onore. Naturalmente le mie povere finanze sono quello che sono, ma con tutto il mio zelo e la mia solerzia verso i superiori cercherò di meditare. Ma non oso disturbarvi oltre con la mia presenza. Avete qualche ordine per me, signore? Quale ordine? Intendo dire, avete qualche ordine per il tribunale provinciale? E perché? Al momento non ravviso alcuna necessità. Bene, la città è nostra! Che brava persona questo giudice! Che paura hai! Ah.
Ho il piacere di presentarmi, sono il provveditore scolastico. Ah, benvenuta, sentite. Sentivo dove le sospese. Beh, gradite una caramella? Ecco. Prendetela, è buona, sai, ma naturalmente nulla a che vedere con quelle della capitale. Ma non da quella parte, non... Al diavolo tutto quanto! Che disastro, questa maledetta timidezza! A quanto vedo non siete una cultrice di dolcezze. Io invece adoro tutti i tipi di dolcezza. E lo stesso vale per il gentil sesso. Non riesco a rimanere indifferente. E voi cosa preferite? No, ditemelo sinceramente. No, non giocate a nascondino. Voglio assolutamente sapere i vostri gusti. Mi sia permesso di dire che non lo so nemmeno io quello che sto dicendo. Non volete dirmelo, eh? Sono sicuro che vi piace un po' di tutto, eh? Il bianco e il nero, un po' di qui, un po' di là, eh? Siete diventata rossa, vedete? Allora vedete? Perché non parlate, no? Sono intimidita, il strissi vostra ecce. Rovinata da questa maledetta lingua! Rovinata! Siete intimidita? È vero, sì, effettivamente nei miei occhi c'è qualcosa che incute un certo timore. Perlomeno nessuna donna riesce a sostenerli, non è così? Proprio così, signore? Sapete, mi è capitata una cosa strana. Sono rimasto completamente al verde, non potreste prestarmi qualcosina? Bella roba, tengo Dio! Umilmente, grazie. Non oso disturbarvi oltre con la mia presenza. Sono un piacere, grazie, grazie. Che Dio sia ringraziato. Speriamo non gli venga in mente di farmene visitina nelle casse. Ho l'onore di presentarmi, consigliere sovrintendente alle opere pie. Buongiorno, vi prego umilmente di sedervi. Ho avuto il privilegio di accogliervi e accompagnarvi durante la visita agli enti sottoposti alla mia amministrazione. Ah, ora ricordo! La colazione! Ottima davvero! Sì. Lieta di dedicare tutti i miei sforzi al servizio della nazione. Io lo confesso, ho un vero debole per la buona cucina. Ma ditemi, vi prego, non è che da ieri... Ah! Siete diventata un po' più alta di statura, o mi sbaglio? Sicuramente. Vogliate credermi, non mi risparmio in nulla e svolgo i miei servizi con il massimo zelo. L'ufficiale postale invece non fa assolutamente niente! Le pratiche stanno lì nel disordine più totale! Le spedizioni sono sempre in ritardo! Abbiate la compiacenza di vedere voi stesso! Per non parlare della giudice, quella che è appena stata qui! Quella non fa che parlare di cucciolate! I cani stanno nelle udienze! Non dovrei dirlo, perché è mia parente e amica, ma è per il bene della nazione! La sua condotta è inqualificabile! Ma guarda un po' tu, non l'avrei mai pensato! E il provveditore scolastico, come i suoi superiori abbiano potuto dare a lui questi incarichi? Da ai ragazzi idee così nefande da non poterle neanche riferire. Vuole che le metta tutto per iscritto? Va bene, mettetemelo per iscritto, mi farà molto piacere. E sapete, nei momenti di noia mi piace molto leggere qualcosa di divertente. Ma com'è che mi chiamate? Continuo a dimenticarmelo. Adesma Pilar.
volendo disturbarvi oltre, distogliendovi dalle vostre sacre attività. Ma quale disturbo? Vi ringrazio umilmente, signora. Lei è stata veramente molto gentile. Ho l'onore di presentarmi da Rada Pecinski, abitante di questa città. Sciome! Questo mi sputacchi addosso. Ma ci siamo già visti, no? Voi, se non sbaglio, eravate caduta. Come va il naso? Oh, ma non dovete preoccuparvi per questo. Il mio naso sta benissimo. Va benissimo, allora. Ne sono lieto. Beh, avete dei soldi? Soldi? Sì, da prestarmi. Beh, che ne so, la cifra più alta che avete in tasca. Dora, abbiamo dei soldi? Ma Dora, in genere ce li hai tu i soldi, non ce li ho io. Qualche spiccio. Non avete niente, niente ad ora? Non abbiamo niente, niente ad ora, Dora. Niente? No, ce li hai tu i soldi, Dora. Non li tengo più i soldi. No, non ce li ho. E 25 in tutto. Non importa, io ho chiesto solo così, ma vada per i 25, fa lo stesso. Avrei un'umilissima supplica. Di che cosa si tratta? Io vorrei, no, che quando voi tornate nella capitale, sì, e incontrate autorità, ministri, ammiragli, voi gli diciate che in quella tale cittadina vive la signora Dora Dobczynski. Sì, dite proprio così. Vive Dora Dobczynski. Benissimo. Scusate! Qui arrivano un sacco di funzionari. Ho come l'impressione che mi prendano per un uomo di Stato. Certo che ieri ho tirato di quelle cannonate. Ma che branco di sciocchi. Scriverò tutto al mio cuginetto nella capitale. Lui scrive su qualche rivista, ne tirerà fuori una cosina divertente. Ehi, Osip, dammi carta e inchiostro. Subito! Peraltro, questi funzionari sono brave persone. È stato bello da parte loro darmi tutti questi soldi in prestito. Voglio proprio guardare quanti ne ho. Allora, questi sono i 300 del giudice? Sì. E uno. Questi 300 dell'ispettore scolastico? Allora, 600, 700, 800. Ah, che schifo, questa qua è tutta vuota. 800, 900. Siamo oltre i 1000. Allora, lo vedi come mi trattano qua? Lo vedo, che Dio sia ringraziato, lo vedo. Solo volete sapere una cosa? Che cosa? Andiamocene di qui, vi giuro che è arrivata l'ora! Ah, che sciocchezza, e perché? Ah, perché sì, per due giorni me la siete spassata! Adesso basta, diamoci un taglio! È meglio filare, e poi non si sa mai, potrebbe arrivare qualcun altro! No, dai, voglio stare qui ancora un pochino, possiamo partire domani! Ma perché domani? Perché? Basta, anche se vi stanno rendendo i più grandi onori, è meglio filare. Primo, perché vi hanno scambiato per qualcun altro. E secondo, vostro padre si arrabbierà tantissimo perché stiamo ritardando. E poi sarebbe una grande partenza. Va bene, spedisci solo prima questa lettera. La farò portare a un servo della casa. Io è meglio che vado a preparare i bagagli. Così guadagniamo tempo. Dirò di farla portare direttamente all'ufficiale postale e gli dirò di farla spedire gratuitamente, che è a carico della Stato, e che non facciano tardi, perché sennò voi vi arrabbiate. Dove credi di andare? Barbone! Ti ho detto che c'è l'ordine di non far passare nessuno! Fatemi entrare! Non potete lasciarmi fuori, signore! Devo parlare con lui! Via! Via! Non ricevere! Sto addormando! Che succede, Osip? Che cos'è questo rumore? C'è un mercante che agita delle carte, vuole sicuramente parlare con voi. Che cosa c'è? Mi appello alla vostra benevolenza, signore. Lasciate, ordinate che mi lasciano portare le suppliche di tutti i mercanti della città che rappresento. Lasciatelo entrare, che venga pure, Osip, diglielo tu che venga. Che cosa volete? Io
ossequi, signore. Cosa desiderate? Non rovinateci. Siamo maltrattati senza alcuna colpa. Chi vi opprime? Sempre loro, i primi due cittadini di questa città. Mai stato un sindaco così, mai. Figuriamoci due. Ci offendono così tanto e così tanto che non ho parole. Come se gli avessimo mai mancato di rispetto. E invece abbiamo sempre obbedito a tutti i loro ordini. Non sono uomini giusti, lo giuro davanti a Dio. Mica ci opponiamo a dargli quel che vogliono per i vestiti della signora e della figlia e dei nipoti. Ma no, per loro è sempre troppo poco. Cosa credete? Arrivano lì in bottega e tutto quel che gli capita lo portano via. Ma che razza di mascalzoni, eh? Lo giuro davanti a Dio, un sindaco così non se lo ricorda nessuno. Appena li vedi arrivare, via, devi nascondere tutto quel che c'è in bottega. E mica solo le cose più raffinate, ma che? Quelli si prendono anche le porcherie. Ho delle prugne secche che sono lì da 7 anni e non le mangerebbe neanche il mio commesso. Eppure loro se ne prendono sempre delle belle manciate. Ma sono proprio degli imbroglioni, eh? Lo giuro davanti a Dio e prova tu a contraddirli, ti arriva in casa un intero reggimento. E se uno dei due gli gira, può anche ordinarti di chiudere. Ah, ma che razza di mascalzoni. Eh beh, io non accetto nessun tipo di regali, ma ecco, piuttosto se voleste prestarmi dei soldi, ecco, sarebbe tutto diverso, i prestiti li posso accettare, sì. Con piacere, certo. Ecco, prendete, guardate. Guardi, sul prestito non ho niente da dire. Purché ci aiutate, purché ci aiutate. Vi accetto, grazie. Un piccolo omaggio per un grande gesto, grazie. Non ti abbatterà non farmi entrare. Io mi lamenterò di te con lui in persona e non mi spingere così. Chi c'è lì? Chiedo la tua grazia, padre. Ordina al signore di lasciarvi parlare. Fatemi entrare. Fate la grazia. Signore. Ma chi siete, donna? Ah, Ivanova, moglie di un sotto ufficiale. Sì, ma perché? Che cosa vuoi di due poche parole? Ah, sono venuta per sporgere protesta contro il sindaco. Anzi, contro tutti e due. Ma perché? Che cosa hanno fatto? Ah, mi hanno fatta frustare. Come mai? C'è stata una rissa lì al mercato fra donne, la polizia è arrivata tardi, insomma, per farla breve, hanno preso me. Proprio un bel rapporto mi hanno fatto. Per 2 giorni non ho potuto sedermi. Ma a questo punto che cosa si può fare? Fare non si può niente, è vero, ma per il loro sbaglio fargli pagare una multa. Sarei sciocca a rifiutare la fortuna e poi adesso i soldi mi farebbero davvero comodo. Va bene, andate, adesso darò disposizioni, sì. Perché tanto spavento, signorina? Non sono spaventata. Ma vogliate credermi, mademoiselle, deve essere molto lusingato che abbiate... O senza chiedermi, dove volevate andare? Veramente non andavo da nessuna parte. Ma perché, ad esempio, non andavate da nessuna parte? Mi chiedevo se la mammina fosse qui. No, me lo sto davvero chiedendo, perché non stavate andando da nessuna parte? Vi ho disturbato, vero? Mi stavate occupando di affari importanti. Non c'è affare importante che valga ai vostri occhi. Voi non mi disturbate affatto, al contrario, mi fate molto piacere. Parlate come si parla nella capitale. Che raffinatezza. È la vostra grande bellezza che mi suggerisce le parole. Posso essere tanto fortunato da offrirvi una... No, ma quale sedia? Per voi ci vorrebbe un trono. Veramente non so dove andare. Ma che bella collana avete. Volete solo prendervi gioco di una provinciale? Ma come vorrei, signorina, essere quella collana per stare più vicino al vostro petto? Voi volete solo scherzare, quella collana? Oggi il tempo è così strano, eh? La vostra bocca, signorina, è meglio di qualsiasi tempo. Voi dite sempre così. Preferirei piuttosto di scrivermi qualche verso. Voi sicuramente ne conoscete molti. Signorina, per voi farei qualunque cosa. Chiedete che versi volete. Ma versi qualsiasi, basta che siano belli, nuovi. Ah, io ne conosco molti, non lo so. Io mi illumino d'incenso.
Sì, vabbè, insomma, dite voi, eh? Io amo tanto la poesia. E io ne so di tutti i tipi, ma del resto, bando alle ciance, è tempo che vi dichiari il mio amore, che il vostro... Amore? Ma io non conosco la parola amore. Non so cosa sia l'amore, eh? Amore. E perché allontanate la vostra sedia? Staremo meglio vicini, l'una accanto all'altra. E perché poi tanto vicini, anche lontani... È lo stesso. E perché dunque lontani? È lo stesso anche vicini. Ma che ragione c'è? Non capisco. La vicinanza è solo un'impressione. Voi immaginate che sia lontano. Come sarei felice, ma... signorina, se potessi stringervi tra le mie braccia. Cos'è quello che vola là? Una gazza o un altro uccello? È un altro uccello. No, questo fa allevamento troppo. Stavo scherzando, signorina, volevo solo scherzare. Mi sono pronta a chiedervi perdono in ginocchio. Perdonatemi dunque, perdonatemi. Volete solo prendervi gioco di una provinciale, ecco. Signorina, perdonatemi. Diavolo. Cosa significa, signorina? Che modo è questo di comportarsi? Io, bambina... Fatemi subito, immediatamente! E non comparirmi più davanti agli occhi. Perdonatemi, devo ammettere di essere alquanto stupefatta. Anche questa comunque è tutt'altro che da buttare. Lo vedete da voi, signora? Io ardo d'amore. Ma no, vi prego, in ginocchio voi, no! È sporco a terra, alzatevi! No, in ginocchio! Ed è in ginocchio che voglio sapere quale sarà il mio destino, se vita o morte. Ma, perdonatemi, non comprendo molto bene il senso delle vostre parole. Se non erro, qualche minuto fa dichiaravate amore a mia figlia. No, sono innamorato di voi, ed è per voi che la mia vita si trova appesa ad un filo, se non coronerete il mio amore. Allora non sono degno di continuare a vivere su questa terra. Col petto in fiamme chiedo la vostra mano. Perdonatemi di farmi notare che sono una donna sposata, in un certo senso. Cosa importa? L'amore non conosce distinzioni. La vostra mano chiedo. Mammina! Cosa ci fai tutti? Perché sei improvviso? Dove? Perché? Ma cosa hai visto di così sbalorditivo? Cosa ti salta per la testa? 3 anni, una bambina di 3 anni, non sembra affatto che sia una diciottenne. Vorrei capire, signorina, quando comincerai a comportarti con un po' di senno e a comportarti in modo sano, ovvero utilizzare sani principi e da brava ragazza. Io, mammina! Certo, sempre con la testa fra le nuvole lei. Guarda piuttosto le figlie del giudice, loro sì. Che poi che riguarda il farlo, vieni a guardare. Guarda piuttosto tua madre. Sì, è quello che non ci potevi servire. Anna, non ostacolate la nostra felicità e meritate un amore sincero. Su, decidete, vita o morte. E allora lo vedi, stupida? Lo vedi che era per te, brutta carogna? Che il nostro principe ospite ha avuto il piacere di inginocchiarsi? Meriteresti che ti dicessi di no apposta! Tu non hai mai di certe fortune! Io, bambina, non lo farò mai più, eh? Vostra Eccellenza, non ci rovinate! Non ci rovinate! Che ti prende? Quei mercanti si sono lamentati con vostra eccellenza, ma io vi do la mia parola d'onore che non è vero neanche la metà di quello che dicono. Sono loro che ingannano e brogliano la gente. E la moglie del sottufficiale non è vero che l'abbiamo fatta frustare, una bugiata! Si è frustata da sola. Sì. Ma caro marito, non sai quale onore ci ha colto il signor Clestaco? Ha chiesto la mano di nostra figlia. Ma cosa dici, cara? Mia moglie è impazzita. Non vi credete, vostra eccellenza, è un po' suonata. Anche sua madre era così. Non sto affatto scherzando, sono proprio innamorato, chiesto la sua mano. Vostra eccellenza, non posso crederci, mia nipote! Sì, e se lui a dirvelo! Non sto affatto scherzando, per amore potrei commettere qualunque follia. Dio, Dio, ma fate come mi aggrada, eh? Io adesso sono un po' confuso, non so più che cosa pensare. E allora, mi benedite, mi benedite, mi benedite! Che Dio vi benedica! Oh, santi del paradiso! Ma si baciano davvero! Allora si è proprio fidanzato! Signore, dobbiamo andare! Sì, va bene, vengo subito, sì. Ma come? Che state facendo?
Sì, devo partire. Ma sì, cioè, mi sembra che Vostra Eccellenza abbiate accennato voi stesso, se non mi sbaglio, a un matrimonio. Vado solo per un giorno da mio zio, un vecchio morto, Rick. Domani stesso sarò di ritorno. Beh, io, non osiamo trattenervi, purché torniate in fretta. Come no, tornerò in un lampo, Ma siete sicuro che non mi serva qualcosa per il viaggio? Mi sembrava che aveste bisogno di soldi. Ah no, ma quali soldi? Ma del resto, se vi fa piacere. Eccoli qui, nuovi di zecca. Sì, è una bella cosa. Si dice infatti che quando ti capitano delle banconote nuove di zecca devi attenderti un nuovo colpo di fortuna. A presto e grazie infinite per la vostra ospitalità, In fede mia non ho mai ricevuto una simile accoglienza. A presto, Anna. A presto. Maria, anima mia. Ciao. Via. Parole sante. E allora, Anna, Ma che fortuna che ci è capitata, non te lo saresti nemmeno immaginato per la miseria. Di la verità, su, non ci avresti nemmeno pensato. No, davvero. Io lo sapevo da tempo, sarà una menta per te che sei un buzzurrone e la buona gente non sa nemmeno dove sta di casa. Comunque, Anna, pensa un po' adesso. Che persone importanti che siamo diventate, Gente di rango, adesso te lo faccio vedere io. A quelle canaglie con le loro suppliche. Ah, sei tu, Igor. Senti un po', chiamami il rappresentante dei mercanti. Adesso te lo faccio vedere io. E allora, Anna, che stavamo dicendo? Senti un po', ma adesso che cosa faremo, Rimarremo a vivere qui o ce ne andremo nella capitale? Ma caro, che domande! È ovvio che andremo a vivere nella capitale. Non possiamo certo rimanere qui. Se capitale deve essere, che capitale sia! Anche questa fascia mi sta stretta! Al diavolo anche lei! Via! Attenti! Ah, carissimo! Salve! Buona salute, vi auguro buona salute, padre! E allora come state, Come va il vostro commercio? In cosa avete da lamentarvi? Impostori, canaglia, ladri di galline! Si lamentano! Ma va bene, ma che po' vuole dirci? Non è questo il momento di badare alle parole! Voi! Voi avete provato a venderci all'ispettore generale e ora lui, sapete, si sposa con mia nipote! Perdonami e perdonateci a nome di tutti i mercanti, signori. Siamo colpevoli davanti a Dio, ma è stato il maligno a tentarci. Non ci lamenteremo mai più e vi risarciremo con tutto quel che vorrete. Però non vi adirate! Non vi adirate. Adesso strisciate ai nostri piedi, E perché? Lo sapete perché? Perché abbiamo vinto! Ecco perché! Non ci rovinate! Io mi distruggo, veramente! Va bene, quanto è vero che è un momento di festa! Mia nipote si sposa e voi gli farete un regalo coi fiocchi! Non un pescetto da due soldi, capito? Via! Andate via! Via! Mi distruggo! Antonio Pieter, devo credere a quello che si dice, ma che meravigliosa fortuna che vi è capitata! Ho l'onore di porgervi le mie congratulazioni, un caso davvero incredibile, quando ho saputo la notizia, cara Anna, carissima Maria. Mi congratulo con voi e che Dio conceda lunga vita a voi e ai giovani sposi e vi dia una numerosa discendenza, nipoti e pronipoti. Bella Maria! Congratulazioni, Maria, congratulazioni! Auguri per il lieto evento! Dora, forza, fammi anche tu queste congratulazioni! Ma sì, felicitazioni, Maria, felicitazioni! Vi prego di portarvi le mie congratulazioni, signore, e di augurarvi una lunga prosperità! Dobri, Podomigni catastrofa! Grazie! Ma vi prego di sedervi, signori, sedetevi! Ma diteci, Antonio, diteci, come ha avuto inizio tutto ciò? Vogliamo conoscere tutta la storia passo dopo passo! Il signor ispettore generale ha avuto la compiacenza di chiedere la mano di mia nipote egli stesso! Utilizzando delle parole così gentili e raffinate, ha detto: Anna, la mia vita senza di voi non conta più nulla. Io mi sono mosso solo per godere delle vostre grazie. Ma veramente, mammina, queste cose le ha dette a me? Ma zitta tu che non capisci niente, non immischiarti in cose che non ti riguardano. Ha detto: Anna, la mia vita non conta più niente.
Non fate di me un uomo infelice, altrimenti dovrò porre la fine della mia vita con la morte. È vero, l'ho sentito io con le mie orecchie. Mi sparo, diceva, mi sparo! Che fatti? Io il destino aveva deciso così. Ma quale destino d'Egitto? I meriti sono stati i meriti. A quei maiali la fortuna finisce sempre in bocca. Magari potrei vendervi quel cane e quello di cui abbiamo parlato qualche tempo fa. Ma su, adesso non ho tempo per i vostri cani. No, e se non vi piace possiamo accordarci per un altro cane. E dove si trova adesso il nostro gradito ospite? Ho sentito dire, insieme con Dora, ovviamente, che è partito per un qualche impegno. Sì, è dovuto partire per un impegno impellente, ma sarà di ritorno già domani. Sì, è andato da suo zio a chiedergli la benedizione. Proprio, proprio, è andato per una benedizione, ma sarà di ritorno domani stesso. E adesso anche noi andremo a vivere nella capitale. Del resto qui si respira una certa aria provincia rotta e non è affatto piacevole. E d'altronde anche mio marito salirà di grado. Sì, sì, in effetti io cerco sempre di essere promosso, mi fa molto piacere. E che Dio ve lo conceda! Onore al merito! Ma guarda tu questo superbo irriverente! C'è gente molto meglio di te, che non ha avuto certo le tue fasie! Ma senti te questo trombone! E il peggio è che magari ci riesce anche! Ah! Va bene, e allora se avessimo qualche occorrenza e qualche necessità di servizio, per favore non rifiutateci la vostra protezione. Ma sì, se aveste necessità non vi rifiuteremmo la nostra protezione, non preoccupatevi. Sempre pronto a promettere tu. In primo luogo, quando avresti tempo di seguire tutti questi impegni? In secondo luogo, perché dovresti e soprattutto come potresti? Ma perché no? Ma ogni tanto si può, dai! Sì, si può, ma non è che adesso ci mettiamo a puoteggio e ogni sorta di plebaglia! Donna, avete sentito adesso come ci trattano? Capo! Attenti! Signori! Una notizia incredibile! Il funzionario che abbiamo preso per l'ispettore non è l'ispettore! Non era affatto l'ispettore, c'è scritto su questa lettera! Ma che cosa dite? Quale lettera? Scritta di suo pugno! Ma scusate, come avete osato aprire una lettera di un personaggio così potente? Questo è il punto! Non è né potente e né un personaggio! E allora cosa sarebbe secondo voi? Ah, lo sa il diavolo cos'è! Cito testualmente! Mi precipito a comunicarti, caro cugino, che cose strabilianti mi stanno accadendo. In viaggio sono stato completamente ripulito da un capitano di fanteria, cosicché l'oste stava già per spedirmi in galera, quando, tutto ad un tratto, grazie alla mia fisionomia e al mio vestito, tutta la città mi ha scambiato per chissà che generale governatore. E adesso me ne sto a casa del sindaco, me la godo e corteggio a più non posso sua moglie e sua figlia. Solo non ho ancora deciso da quale cominciare. Penso che sarà meglio partire dalla madre, perché mi pare già pronta a concedermi i suoi favori. E ti ricordi quanta fame abbiamo fatto? Come mangiavamo a sfoffo? Bene, mio caro, adesso è tutto un altro andare. Tutti mi danno denaro in prestito, qualsiasi somma! Che tipi stravaganti! Chissà le risate che ti faresti! Tu che scrivi degli articoletti, dovresti inserirli tra le tue creazioni. Ah, ma cominciamo dal sindaco! Anzi, ce ne sono due! Uno è più scemo dell'altro! Non è possibile, non c'è scritto così! Più scemo dell'altro! È impossibile, l'avete scritto voi! E come avrei potuto scriverlo? Leggete! Dicevamo! Uno più scemo dell'altro! Ma che il diavolo se lo porti? Va anche a ripetere, andate avanti, forza! E anche il commissario di polizia è una brava persona! Beh, qui si esprime in modo poco conveniente anche su di me! No, no, adesso leggete! Ma che bisogno c'è? No, se si deve leggere che si legga tutto, Leggete! Se permettete, leggerò io. Il commissario di polizia deve essere anche lui un malfattore, beve come una spugna. La sovrintendente alle opere... Perché vi siete fermata? Qui non si riesce a leggere, d'altronde si capisce benissimo che è una canaglia. Date qua il sospetto di vederci meglio di voi.
Ma quel passo si può tralasciare, dopo si comprende meglio. Sì, lo so io perché. Quanto uno sovrintendente alle opere pie è un'autentica vipera! Non fa neanche ridere! Invece il giudice, ecco, il giudice... Sì. No, non c'è bisogno. No. Leggo io. Il giudice è la regina dell'imbroglione, eccetera. E il provveditore scolastico puzza di cipolla da capo a piedi! C'ero su Dio, mai messa in bocca una cipolla in vita mia! Mi ha rovinato, ragazzi! Se voleva rovinarci, ci è riuscito. Ci è proprio riuscito. Se voleva ucciderci, ci è riuscito. Ci ha veramente ucciso. Io non vedo più niente. Vedo solo delle teste di porco al posto delle facce. Ah, ma deve ritornare. Oh, se ritornerà. Che scandalo, uno scandalo, Dora, senza precedenti! Ma signori, come è potuto accadere che abbiamo preso un simile abbaglio? Era anche il fidanzato di Maria! Sì, fidanzato, e mi viene anche a parlare di fidanzamento. Col picchio che si è fidanzato. Quel galletto. L'ispettore generale di qua, l'ispettore generale di là. Chi è stato il primo a dire che era l'ispettore generale, eh? Se volete sapere chi è stato a dirlo, è stata questa signora cialtrona! No! Come no? Ti è arrivata correndo dalla locanda come uno stesso! È arrivato e non paga! L'ha trovato il grand'uomo! Voi! La pettegola della città! Bugiarda! Importantissima per il commissario di polizia. Attenti! Un funzionario della capitale, giunto per ordine del governo, è alloggiato all'albergo. Chiede di vederci tutti immediatamente! Nelle ultime 5 ore, quindi gli farei un applauso. Bravi. Le persone che vanno ringraziate, che sono il truccatore Enrico, la sua squadra e tutti coloro che ci hanno aiutato. I
ringraziare tutti questi ragazzi perché hanno lavorato non solo durante la quarantena, non solo a distanza, ma hanno continuato poi a allenarsi in presenza, e a guidarli c'è una persona eccezionale, tosta come nessuno mai ha avuto il piacere di collaborare, quindi un applauso a Chiara Castiglione. Per almeno un mese in cui si potrà andare in un teatro, quindi sono molto emozionata, ma vi voglio dire anche un'ultima cosa. Questi allievi sono bellissimi, no? Per me è tutta la mia vita, lavorare in teatro è tutta la mia vita, e io senza di loro non avrei, sarei qui adesso, non avrei potuto continuare a lavorare. È successo a febbraio, il 25 di febbraio, che uno dei miei allievi ha perso la vita in moto, e io voglio dedicare tutte e tre le mie serate, e anche e soprattutto stasera, a Simone, che non c'è più. Simone però e la sua famiglia hanno fatto un gesto bellissimo con la sua morte, ovvero dare un futuro a una bambina che si chiama Sofia, che è rimasta orfana, e quindi avete visto lì all'inizio questa cassettina, e ora vi spiego che cos'è, e questo era Simone, e vorrei, non lo so, che metteste mano al vostro portafoglio anche in modo simbolico, perché Simone e tutta la sua famiglia si volevano impegnare a dare un futuro a Sofia, a farla studiare, e quindi la cassettina sarà lì, e vi ringrazio se vorrete aiutare Sofia. Lo faccio? Sì. Simone è morto, che era un martedì, ed è il giorno in cui la sua classe provava a teatro. Dentro lo zaino, mentre guidava la moto, aveva un monologo, che è quello che io gli volevo fare, e lui si era portato con sé per studiare al lavoro, perché ci credeva e se lo voleva portare dentro. Il monologo era il finale di Ogni maledetta domenica, ed è quello che recitava Al Pacino, e io l'ho riscritto per il teatro e per loro, quindi lo dedico a tutti i miei allievi, a tutti voi che siete qui stasera, che continuerete, spero, a riempire i teatri appena li riapriranno. Ve lo leggo. Non so cosa dirvi, davvero. Siamo alla nostra più difficile sfida professionale. Tutto si decide ora. E noi o risorgiamo come squadra o cederemo un centimetro alla volta. Siamo all'inferno, signori miei, credetemi. E possiamo rimanerci, farci prendere a schiaffi, oppure aprirci la strada lottando verso la luce. Io però non posso farlo per voi. Mi guardo intorno e vedo i vostri volti acerbi di teatro. E mi dico, certo, che ho fatto tutti gli errori che un'attrice, mentre insegue i suoi sogni, possa fare. Ho sperperato tutti i miei soldi del teatro, tutti, che ci crediate oppure no. Ho allontanato tutte le persone che mi volevano bene. E da un po' di tempo mi fa schifo anche la faccia che vedo nello specchio. Beh, sì, tante cose ci vengono tolte, ma questo fa parte della vita. Però tu lo impari solo quando quelle cose le cominci a perdere. E scopri che la vita è un gioco di centimetri. E così è il teatro. Perché in entrambi questi giochi, la vita e il teatro, il margine di errore è ridottissimo, capitelo? Mezzo passo fatto un po' più in avanti, in anticipo o in ritardo, e voi non ce la fate. Mezzo secondo troppo veloci o troppo lenti e mancate l'applauso. Ma i centimetri che ci servono sono dappertutto, sono intorno a noi, ce ne sono in ogni respiro, in ogni passo sul palcoscenico, in ogni cambio scena, a ogni secondo. In questa squadra si combatte per un centimetro. In questa squadra ci massacriamo di fatica per un centimetro. Ci difendiamo con le unghie e con i denti per un centimetro. E voglio dirvi una cosa. In ogni scontro
è colui il quale è disposto a morire che guadagnerà un centimetro. E so che se io potrò avere un'esistenza appagante sarà perché sono disposta ancora a battermi e a morire per quel centimetro. La nostra vita è tutta lì. In questo consiste, in quel metro di distanza che avete l'uno dagli altri. Ma io non posso obbligarvi a lottare. Dovete guardare il compagno, adesso, che avete accanto. Guardatelo negli occhi. Io scommetto che ci vedrete un uomo o una donna determinati a guadagnare terreno con voi. Che ci vedrete un uomo o una donna che si sacrificherà volentieri per questa squadra. Consapevole del fatto che quando sarà il momento, voi farete lo stesso. Questo è essere attori, signori miei. Perciò o noi risorgiamo adesso come collettivo o saremo annientati individualmente. È il teatro, ragazzi, è tutto qui. Allora, che cosa volete fare voi?